magari 4, non so, qualcuno mi dice prendine tanti così va sempre bene avere più entrate, ma... Allora, è che poi ti rimpiangi, cioè all'inizio uno per spendere poco prende pochi ingressi, poi dopo poco ti rendi conto che pochi ingressi per una batteria non vanno bene, cioè se suonassi le tastiere, il sassofono, la chitarra, anche due ingressi andrebbero bene. Il problema è che noi non abbiamo due microfoni e nemmeno quattro in teoria, si può fare anche con quattro, però il risultato di quattro microfoni dopo un po' ti infastidisce, perché a meno che non li metti o non hai dei microfoni, devi trovare tutto un sistema perché sennò piglia troppo i piatti, non prende i tom. Allora uno diceva, mori ammazzato, se c'avevo quattro ingressi in più, mettevo i microfoni sui tom. Tu i microfoni ce l'hai già, c'hai Sì, ho tutto tutto, quello che serve, sì. allora ti manca solo la scheda audio. Infatti, ma con 10 canali, 12, non so No, quanto allora i mi canali consigli. sono 4, 8, punto. Ah, qualcuno me l'ha detto di più, al No. massimo 8. Sì, se ne Quindi vuoi di 8 più mi pare capire, no? di 8 devi prendere delle macchinette fatte apposta. Per esempio, ce n'è una carina, ne parlavamo l'altro giorno con Luca Ciambrone. Ce n'è una carina della Behringer che si chiama, non mi ricordo, 800 qualcosa. C'ha un nome, comunque se la cerchi su Thomann, su Amazon la trovi, costa 400 euro e ha 16 ingressi. Tanti. Ed è una figata pazzesca, perché in realtà è solo una scatola, così, con i buchi dei jack. Tic, 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 tic. Poi ha sei uscite. Tipo, se non ti sentiamo, Alessandro, non hai trovato la soluzione. Quale potrebbe essere? Se sei andato nella... Sì, puoi chattare, puoi scrivere. Se vai nel pannello di controllo, forse è lì il problema. Purtroppo io col PC non ho dimestichezza, per cui... Ma sulla test mic si muove la barra quando tu parli? No, e allora è a monte il problema. È dentro il pannello di controllo. No, dicevo, questa scatola qui è wifi, cioè c'ha due antennine. E tu poi, se hai un tablet, ce l'hai un tablet? Sì. Perfetto, c'è un'app gratuita della Behringer che è il mixer. Ah, ho C'ha capito. dentro tutto. Cioè, tu puoi mettere ogni canale, puoi mettere, che ne so, credo 4 effetti per ogni canale più il send return classico. Aspetta che Alessandro mi stai scrivendo. Ho la mia TD15 che fa da scheda audio. Ho una webcam, ma evidentemente la webcam ha un microfono, giusto? Sì, di solito le webcam hanno un microfono. Seleziona nell'audio settings di Zoom, seleziona il microfono della webcam. Quando tu apri quel menu a tendina dove c'è l'audio setting, la prima riga è audio setting, sopra ci sono, se la webcam ha un microfono, ti dice che, cioè ti compare fra le varie opzioni. Se una webcam, cioè quelle webcam normali hanno il microfono di solito. Penso che le webcam senza microfono risalgono al secolo scorso, non so. No, non c'erano il secolo scorso le Magari i primi accessi sono sempre anch'io, avevo avuto qualche webcam. Ma la difficoltà. TD15 è una batteria? La TD15 è una batteria della Roland? È un nome che non mi Eh giunge sì, nuovo, però. ma il Credo di mic, sì. ma non ha il mic, certo. E no, la TD15 non fa da, sì, fa da scheda audio per la batteria, ma non per attaccarci un microfono, non ha un microfono per parlare. Quindi è la webcam che deve avere il microfono per parlare. Dovresti trovarla nell'elenco quando tu apri quel menu vicino al microfono, la prima riga è audio settings, giusto? La prima riga in basso. Ah, ecco, bravo, giusto? Vediamo. Ecco, guarda quanta roba. Eccola. No. Se tu sai. Audio setting è l'ultimo in fondo, Sì, cioè però in vedi che in alto basso. è select microphone. Tu sei su Same System, la riga sopra non leggo che cos'è.
Io ce l'ho spunta sulla riga prova sopra, per esempio. a cambiare le prime tre righe in alto, prova a selezionare, esatto, prova quella, vediamo che succede. No, è sparito tutto. Riclicca. Ok, vai su, vai su. No? Perché sparisce tutto? No, non ti sento. No, si è chiuso tutto. Ah, ecco, ok, è tornato, perfetto. Riapri quel menu. Ok, vai su, hai selezionato quello, non succede niente con quello lì. Perché non leggo che c'è scritto, no? Quindi quello sopra ancora che cos'è? TD, quella è il coso, è la batteria elettronica, la prima riga in alto. Quello speaker, no, sarebbero le casse che usi per sentire noi, quindi non è un problema, ci senti. È lì, quello select a microphone, una di quelle tre righe deve andare. Io leggo solo same as system, Invece la seconda riga, quella lunghissima, io non leggo quello che c'è scritto, perché no, un po' sono ciecato, è un po' sgranato. Vediamo se mettendoti in primo piano. Missaggio stereo, high definition, in 2, se missaggio stereo, Realtek. Ah, cos'è la scheda interna del computer Realtek di solito. E se mi vai invece sulla freccina di fianco alla telecamera dove c'è il video, i settaggi del video, vediamo come si chiama la videocamera. Ecco, Logitech Webcam 120. E cavolo, quella deve vederti. Anche nell'audio deve vedertela. Non hai installato Webcam 120? Cavolo, cioè è meglio della mia. Io ho una. No, io ho una Brio K, però ho un'altra che si chiama Logitech 90, mi sembra. Per cui devi avere quella al microfono. Adesso non so perché la parte audio non è il computer che non vede il microfono della webcam. Forse devi dire al pannello di controllo di vedere col microfono la webcam, la parte audio della webcam. Quindi dicevo, questa macchinetta che costa, ormai costa 400 euro, all'inizio ne costava 800. Con il tablet tu praticamente la controlli da lì, cioè tu attacchi tutta il jack alla scatoletta Sì, hai un mixer interno, e poi dice. hai un mixer sul tablet con tutta il processo e poi salvi le scene, cioè quando ti sei fatto il tuo settaggio figo della batteria fai salva. Quindi ogni volta che tu la riaccendi richiami quelle scene Esatto, certo. e ha un'uscita USB che tu puoi connettere al computer e ti registra separatamente tutti e 16 i canali. Quindi se tu ne usi 8, te ne registrerà 8, se ne usi 10, cioè ce n'hai in avanzo, capito? Ce n'hai in avanzo. La usano anche per i live. Cioè una band live si porta con la scatoletta, ognuno se ha il suo iPad si fa il suo monitoraggio, perché si possono attaccare fino a, non mi ricordo se 6 iPad diversi o 10. Quindi ogni componente della band con il suo iPad o tablet, quello che è, si fa i suoi settaggi del monitoraggio così non rompe le scatole al fonico, non serve il fonico. Se vuoi sentire come suona con il tablet, vai lontano, senti come suona il palco, capito? L'impianto, e sistemi l'impianto. Dentro ognuno si sistema per i cavoli suoi. È una Certo. figata, è stata una rivoluzione. Quando hanno tirato fuori quella macchinetta lì, è stata. Prima avevano tirato fuori un mixer intero, poi hanno staccato quella parte lì e con la storia degli iPad. Non si vede quell'audio lì. Un microfono ce l'hai? No. Microfono di quelli sa prova 1 2 così. No, Parli con me? sto parlando con Ah, Alessandro. scusa. Magari lo attacca alla non so se c'è un ingresso audio alla TD15, ma non credo. Ah sì, forse sì, c'è per attaccare, che ne so, una sorgente esterna. E stasera come mai non c'è nessuno? Siamo solo noi? Oggi vediamo se ha scritto qualcuno e non l'ho visto. Stanno, eppure il link funziona, se siete entrati voi funziona. Adesso
so se qualcuno non ha capito. Boh. Vabbè, comunque, volevo dire che questa era l'ultima per questa settimana, nel senso che ricominciamo la prima ci fermiamo una settimana, la settimana prossima, e dalla prima settimana di giugno ricominciamo da capo. Ok, perché tanto siamo arrivati a un livello tale che non è per tutti. E invece, siccome riparte l'anno accademico, un po' strano ripartire il primo di giugno, lo so, però quest'anno vale tutto, secondo me. Poi l'anno prossimo si vedrà, quest'anno vale tutto e riparto da zero, quindi con la lettura 1 della quarti e ottavi e basta. E poi piano piano nel giro di un anno rifaremo tutto il giro che abbiamo fatto adesso, fino ad arrivare a queste qua. Che strano però che quella telecamera... Tu hai un PC o un Mac? Marco? Io? Sì. Sì, ho un PC, purtroppo bisognerebbe attrezzarsi. Però potresti esserci d'aiuto. Tu hai una webcam staccata dal computer o è quella del computer? Quella del computer. Ah, ok, quindi non devi spiegargli dov'è il microfono. Io credo che sia su quello che hai detto tu, su impostazioni dovrebbe essere da qualche parte. Sì, perché anch'io non sto usando la webcam del computer, perché sennò sarebbe sto schifo qua, guarda, vi faccio vedere. Se io uso la webcam del computer, questa, viene fuori così. C'è una certa differenza. Ah sì, è tutta un'altra roba. Rispetto a questa. Sì. Ma tu mi vedi bene? Sì, sì, ti vedo bene. Però io al computer non gli cioè io attacco la telecamera all'USB, boh, fine, non devo installare nulla. Magari per il PC bisogna installare dei driver, qualcosa. Qual è la password del meeting? Allora vuol dire che fa fatica a entrare. La password? Perché mi chiedi? Ma hai cliccato il meeting da Facebook o dalla mail? Da Facebook? Io sì. Sul tuo nome era... Da Facebook? Sì, io l'ho preso da lì. Lo prendo sempre da lì alla fine il link. Perché password non dovrebbe esserci... È già nel link la password. Il link è lunghissimo. Ma infatti io non metto mai password, mai messo. Però ecco, vedi, io sta cosa non la capisco, perché a volte chiede la password, a volte no. Cioè a qualcuno la chiede, a qualcuno no, eppure il link è sempre quello. È un bel mistero. Che ne so. Allora dici che non c'è nessuno perché non trova. Però dovrebbero scrivermi, dove mi scrivono se non. Se mi scrivono, sì. Perché io ho i telefoni impegnati su YouTube, che sta cosa non ho un'attrezzatura per tutto, cioè uso il mio telefono ma sei occupato a fare quello, non vedo se non scrivo WhatsApp, anzi è bloccata, perché se mi chiama qualcuno mentre sta mandando il video si interrompe tutto, non è bello. Perché qua chiede appunto sulla chat qual è la pass. Perché non so perché eppure io sulla mail metto lo stesso link che metto su Facebook, non è che ne metto uno diverso, copio e incollo. Sì, poi uno può prenderlo da lì oppure dalla mail. Sì. Però a volte da chi arriva dalla mail non becca, o gli chiede la password, non so, ad un mistero che non lo so se manco se c'ho voglia di risolverlo, perché è veramente è affaticoso. Non entri, ti chiede la password. Oh signore, aspetta, vediamo se magari la trovo da qua la password. Aspetta, tanto sono dei numeri la password, adesso te lo dico subito. Vediamo. Però va risolta sta cosa, non può essere un incubo così tutte le volte, cioè. Allora, vediamo un po'. Apro qui. La password dovrebbe essere questa. Ecco. Cioè, vuole un falco per vedere. No. Sono dei numeri, te li detto. 788639.
788-639. Funziona? Eccolo. Guarda che differenza di luce. Sembra un altro. Di qua c'è tutto rosa e di là invece più scuro. Così mi senti? Ecco. Adesso Quindi sì. adesso devi spegnere uno dei due perché. Dove hai cliccato? Dove ti ha chiesto la password? Da Facebook? Sì, Ruggero, da Facebook, perché sulla mail mi Sì. dava lettura ritmica, c'era scritto questo è il link per partecipare, e c'era scritto solo lettura ritmica. Sì. E poi mi diceva che non era possibile raggiungere la pagina. Non lo so. Vabbè. Faccio così e risolvo il problema. Che c'ha il biglietto in mano vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Anch'io Password? ho provato sulla mail, ho provato anche le mail vecchie. Ho provato su Facebook e tutti chiedono la password. E c'è anche Sandro che ha scritto su Facebook come me che non riuscivamo a entrare su Facebook. E come l'hai trovata la password allora? E perché ho visto la registrazione di prima, intanto che stavi dettando il codice. Ah, glielo dici? Aspetta, Come allora si riapro fa? Ma Facebook, perché se riapro Facebook non so se perché mi fa chiede la seguire qua. password? Ma io non capisco. E perché a Marco non gliel'ha chiesta la password Sì, io sono allora? Non lo riapro. so. Ti dirò, mi sono collegato un bel po' di minuti Sì, prima, ci ha ti ho messo un visto po', ma che. probabilmente perché non avevi aperto tu. Ah, tu Alessandro da computer ti aveva chiesto la password? No. Lo vedi che è assurda sta cosa, Sì, è eh? strano. La posso mettere in diretta? Ma sì. Non è che magari dopo arriva Emma Ah, che... non lo so. Da Facebook, dovrebbe passare da Facebook. Allora, aspetta, Ma porca miseria. Cioè, allora la tolgo sta cosa della password, però ho paura che poi succede quello di Emma dell'altra volta, cavolo. Cioè, io ho messo sta protezione in più per evitare che entri quella altri pazzi come quella lì, o quello lì, sarà stato uno. Però Alessandro, la tua parte mobile è bloccata, sai? Sei frizzato. Ecco, ora ti muovi. Ah, non eri stavo, frizzato, eri nel proprio frattempo fisso. scrivevo un messaggio su WhatsApp. Ah, ok. Pronti. Non mi dà più i commenti a me. Non ci posso credere. Cioè? Aspetta che vado anch'io su Non mi dà più i Facebook. miei commenti che ho mandato prima, che c'era sotto di me Sandro, però non riesco più a prenderli. Non me li dà. No, Dentro il gruppo eri? sul mio profilo. Adesso sono entrato nel gruppo, però c'è solo il commento, il primo che è stato fatto. Cioè? Aspetta che ci È metto un di po'. un certo Walter Meregalli. Ah sì, è il mio ex cantante. E dopo io sotto avevo scritto che non riuscivo a entrare, 5 minuti dopo anche Sandro, solo che adesso quei due commenti lì non me li fa più vedere, non so perché. Allora, questo non è il gruppo, tanto per cominciare. Ma tu guarda se dobbiamo perdere mezz'ora su sta cosa qua. Mi fa incavolare da matti a me sta cosa. Da matti. Allora, discussione, vediamo se. Adesso io la password ovviamente non me la ricordo più, però se qualcuno Ce se l'ho la. Aspetta, scritta, se vuoi. vediamo, appena mi apre. 7, 8. Aspetta, che. Sì. Tu pensi che questa roba. Allora facciamo così. Che intanto. Io prima di aprire il meeting dal mio telefono ho fatto un accesso e non mi ha chiesto nessuna password.
E invece a me tramite mail, anche le mail vecchie con lo stesso link che hai mandato te, dalla stessa, lo stesso link e tutto, ma mi ha sempre chiesto la password e anche no, su quello di Facebook. C'è solo un commento di Walter, non ci sono altri commenti. Io e... io e Sandro, sì, l'abbiamo scritto. E io avevo scritto che non riuscivo a entrare e Sandro la stessa cosa anche a me. Solo che non riesco più a beccarlo. Potrei trovare qualcuno se ha scritto qualcosa. Ma porca miseria, guardami. Io tolgo tutte le password. Quando arriva Emma spengo tutto e ripartiremo. Cioè, ma che possiamo impazzire così tutte le volte? Cioè, lui si deve anche rendere conto che, cioè, non è che può far trattare le persone. Che facciamo? Le persone in serie A senza password, quelle in serie B con la password. Che cavolo di discorso è? Non me le dà più, non so perché, ma non me le dà più. Ecco, ecco, ho trovato, ciao, non mi fa entrare, ora scrivo, dammi il tuo numero. C'è anche Sandro sotto, lo vedo. Password? Sì. Mi ridici i numeri? Allora, aspetta che prendi il dito. 788. E 639. Vediamo un po'. È pazzesca, okay. Sta cosa è pazzesca. Sandro, esatto. Ecco. Sandro, stasera è così, è dura. Ce l'abbiamo fatta. Madonna. Ma E pensa che non l'ha chiesta a tutti la password, eh? Io non c'era verso, mi chiedeva sta password, però... Se no potrei fare così... però come faccio? Cioè, se io dico, se io metto il meeting con la password e nella mail dico caso mai vi chiedesse la password, questa è la password. Ma poi su Facebook faccio la stessa cosa, caso mai vi chiedesse la password, metto la password. E allora la tolgo la password. Se la metto pubblica, sì, su Facebook... Che tra l'altro, nella mail di settimana scorsa... che avevi mandato, avevi fatto il PS dicendo che questo è il link sbagliato, questo sotto è quello giusto, io ho ricliccato lì, però mi apre la pagina del webinar di domani. Del webinar, sì, esatto, ma io ho fatto uguale, ho detto vai questa, cioè, invece sul link della lettura si apre la pagina del webinar? Sulla correzione del collegamento si apre la pagina del webinar di domani. No, non ho capito. La correzione del... Perché il link, io ho mandato una mail oggi alle 4, dove se tu cliccavi su webinar, veniva fuori la sales page del webinar, non il webinar. Allora, io sono andato a vedere la mail vecchia di settimana scorsa, dove avevi messo che c'era il link sbagliato sopra e questo è quello giusto, con sulla della cosa lettura? Per il collegamento. Stiamo parlando della lettura di settimana scorsa, sì. E si apre il webinar? E si apre il webinar. A me uguale. Ok, devo prendere un po' di vacanza perché evidentemente non si sa che diamine combino. Evidentemente non ci acchiappo proprio più. Addirittura da una settimana sta cosa si trascina, pensa un po'. Allora, basta, adesso leggiamo. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Oh, che devo fare? Non lo so. Tolgo tutte le password, ragazzi, se all'improvviso arriva un hacker, chiudo come l'altra volta e poi riapro. Facciamo così perché è una follia. Cioè, non è la prima volta che succede e mi ha stufato, devo dire, onestamente. Allora, io guarderei un attimino la 11A, ce l'avete? Sì. Dice essere un po' impestata la 11A, così come la 12, io me la avvicino perché la vista è quella che è.
Ok, anzi la metto proprio qua. Allora, che cosa c'è da fare qua? La miseria, ragazzi. Registri stasera? Sì, va, registriamo. Chissà che succederà, che può succedere ancora. Che altro può succedere? Ma spero basta. Basta, sì, sì. Autorizzate la registrazione se volete registrare. Hai provato a vedere se il sync è un casino dalle tue registrazioni, Manuel? Allora, ho guardato, ho scaricato, però è sempre dalla tua. Se io registro sento te e vedo il mio ritardo. Sì, però tu vedi te in ritardo. E sì. Allora non è quello che pensi. Io pensavo che quando tu registri il tuo computer. Cioè la tua... Invece registri la stessa cosa che registro io. Sì. Quindi sempre me registri. Ma sì. Che cavolata, ma che tonti che sono. Cioè registri sempre quello che è l'host che manda. Esatto. Aspetta che qualcuno mi ha scritto su Facebook, evidentemente ha sentito Dean. Ah no, non c'entra niente. Ecco, c'è gente che ancora guarda i commenti di cui parlavamo oggi. Chiudo Facebook a sto punto perché tanto non... Ok, altre persone non hanno scritto, che non entrano. Strano che non c'è Luigi. Ok, boh. Allora. Registrare, sto registrando. Allora, all'inizio abbiamo mezza battuta binaria, mezza ternaria, poi un quarto binario, un quarto ternario, uno binario, un quarto ternario, uno binario. Quindi il gioco qua è, non ci sono sestine, è solo sedicesimi, terzine ed ottavi, c'è qualche terzina di quarti sparsa, tipo 1, 2, 3, quarta, quinta, sesta riga, la numero 21. Poi vediamo se ce ne sono altre, sì, ne ho vista una qua giù in fondo, alla 31, anche la 36, 31, 36, basta. Attenzione alle legature, 20, 21, che sono piccoline, 20, 20 esatto, me l'ha scappata 20, 21 l'avevo detta, attenzione alle legature, insomma qua c'è un mix di tutto, questa era la penultima, del primo trimestre del CPM, la 12 era l'ultima, ok? Per cui la 12 è ancora più impestata. La 12 ha anche un po' di puzza di... Vediamo se mi ricordo bene. Sì, c'ha un po' un'idea che viene un po' dalla Black Page. Se avete mai visto la Black Page di Frank Zappa, la Black Page di Frank Zappa ha delle terzine di mezzi, e all'interno di ogni mezzo c'è una suddivisione diversa, tipo possono esserci una quintina, una sestina, una quartina all'interno del mezzo che sta dentro la terzina di quarti, per cui è un po' un delirio. Il BPM è 60 nella Black Page. Comunque l'idea di fare una terzina di mezzi e al posto di ogni mezzo scrivere delle suddivisioni diverse, io non mi sono addentrato ovviamente nelle robe di Frank Zappa perché questo era il primo trimestre del CPM, non è che posso sparare le quintine dentro le terzine di mezzo. Però l'ultima battuta, la 40, l'idea è quella, perché c'è un mezzo, poi ci sono due quarti e poi c'è due ottavi e un quarto. Parlo della 12, che vediamo dopo. Quindi l'idea è un po' quella. Mentre nella 11 non c'è la terzina di mezzi e non ci sono le sestine, non le vedo. Nemmeno le terzine di sedicesimi vedo. Perché sta tutto ammucchiato nella 12. Vogliamo provare a leggere questa lentamente, tipo i nostri 60 tipici. Quindi qui il gioco più che altro è la griglia, cioè quello che noi contiamo. Allora, se parte, vediamo. Sento un riverbero. Non so, stasera è una serata strana. Lo metto qua. Lo sentite? Sì. Sì. Ok.
Vado, aspetta che tolgo la chat. Facciamo due righe, poi ci fermiamo e vediamo com'è andata. Ok. Aspetta, dov'è la chat? Qua. Chi è? Allora, ecco, l'ho trovato finalmente. Vado. Quindi, 1, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 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 3, enda, 4, enda. Difficile? No. No? Possiamo andare avanti? Sandro? Eccolo Luigi. Vediamo come ha fatto Luigi a entrare. Sentiamo. Marco, stai sparendo lentamente, la tua inquadratura ti sta andando sempre più. Luigi, la password un'altra volta. Buonasera. Ciao. Problemi con la password, vero? Sì, però poi ho messo la password. Ma la password dove l'hai trovata? Su Facebook? Quella che hai scritto tu, certo. La cosa incredibile è che la metà di noi è entrato senza password. Quindi ho deciso che toglierò la password dai meeting e se entra l'hacker chiudo e poi riapro. Pazienza, non si capisce perché ad alcuni la chiede, ad alcuni no. Allora, stiamo facendo la 11A. Sì, aspetta che la c'è. Abbiamo fatto le prime due righe come test per vedere se a 60 non ci sono problemi. Io andrei avanti fino in fondo. Vediamo che succede fino in fondo. Alessandro, fammi un segno se è tutto a posto per te. Ok. E allora andiamo avanti dalla terza riga. Ok. Sempre 60. Vado. 1, 2, 3, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, sotto, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, enda, tre, enda, quattro, enda, u, du, enda, tre, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, sotto, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, enda, tre, enda, qua, enda, u, du, enda, tre, enda, qua, enda, u, da, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, da, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, enda, tre, sotto, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, qua, enda, u, enda, du, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, tre, enda, quattro, ultima riga, u, enda, du, enda, 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 u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, enda, u, enda, du, enda, tre, enda, quattro, enda, stop. Com'è andata? Abbastanza bene. Come? Abbastanza bene, potrebbe andare meglio. Vabbè, la prima volta che la leggi, dai, a prima vista. Sì, ma 60.
Alessandro? C'ho la lettura un po' arrugginita. Ma tu hai dei... Non ci conosciamo bene, io non lo so se tu hai dei trascorsi già sulla lettura. Sì. Se hai studiato... Io sono diplomato a Santa Cecilia. Ma cazzo, allora, scusa, ma come su sta roba qua? Non dovrebbe essere una sciocchezza per te? Sì, ma non è esercito più da 20 anni. Alla miseria, ma tu sei diplomato in percussioni? No. Ah, vabbè. In oboe. In oboe. È interessante questa cosa. Sai che conosco un bravissimo batterista che è anche oboista? Che come si chiama? Si chiama... lo so, succede, arriva e che le sinapsi non vanno. Non me lo ricordo. Perché ci ho fatto il militare con un ragazzo di Emilia Romagna, dell'Emilia Romagna, e lui suonava l'obo e la batteria. Oh, come si chiama questo? Riccardo Bontempelli. No. Però no, questo so qua, se non sbaglio, è marchigiano ed era il batterista di tutti i musical della Compagnia dell'Arancia. Cioè, quando la Compagnia dell'Arancia faceva musical con la band, non so se li fanno ancora, c'è stato un momento che ne facevano tanti e la band... Allora, in Italia abbiamo un problema, non abbiamo i musical come a Broadway oppure a West End, dove il musical sta lì per 10 anni. Cioè, Cats a Londra... che Cats e Gatti, non sbagliamo il nome, okay. Gatti è stato tipo 11 anni, no, 20, no, tipo una marea, tutte le sere fisso nello stesso teatro per 8 volte a settimana, per anni. Questo può avvenire solo in quei posti lì. In Italia tu non puoi stare con un musical fermo nello stesso teatro per 10 anni, per 8 sere alla settimana. Uno, perché questi musical sono in inglese, quindi Londra piuttosto che New York sono città turistiche tutto l'anno. E oddio, Luigi, che fine hai fatto? E quindi hanno sempre giro di persone, cioè c'è sempre gente dentro. In Italia un musical in italiano, anche se lo fai a Roma, che è la città turistica per eccellenza, ma se arriva un giapponese, tu gli fai il musical in italiano, non capisce. Ma nemmeno se arriva un inglese, un tedesco, un francese, capisce, solo gli italiani riescono a capirlo. Per cui non puoi stare stabile, allora girano i musical italiani. Quindi fanno, che ne so, una settimana, 2 settimane a Milano, lì, poi vanno a Roma, poi teatri grossi in Italia non è che siano tanti, sono pochissimi. Poi quando si riduce la sezione del teatro, quindi si riduce il numero di posti, si riduce il budget, e i musicisti sono i primi che saltano, vanno con le basi. Ok, cioè finché fanno il Dalla Luna a Milano, o il, come si chiama, quello... che c'è in piazzale Washington, e allora lì c'è la band, perché sotto, o fanno, che ne so, gli Accimboldi, che proprio sotto al palco c'è la buca. Io ci ho visto dei musical, c'hanno anche tanto spazio sotto, non è che stanno ristretti. Però tieni conto che gli Accimboldi tiene 1800 persone, 2000 persone, e forse è il teatro più grande d'Italia. Tutti gli altri vanno a scendere, forse il Sistina si difende un po', sì. Ma poi dopo, quando il teatro diventa 800 posti, 600 posti, come si fa a pagare anche la band? Cioè, portandola a spasso, tra l'altro. Non è che la paghi solo per stare lì, devi pagare lo spostamento, quindi devi pagare l'albergo, cioè, capisci? Diventa una spesa, e allora fanno la prima una settimana o due a Milano, dove fanno magari l'allestimento, le prove, poi finita la settimana, 2 settimane a Milano, la band va a casa e loro vanno avanti con le basi preregistrate. E questo ragazzo suonava in questi musical sia la batteria che l'oboe. Camisele, non mi è mai capitato di vedere nessuno di questi musical. Che so, lui ha fatto Pinocchio, non so se vi ricordate quello dei con la musica, sì, dei Pooh. Pinocchio. Quello l'ho visto. C'era... Ma era con le basi. Ah, allora, perché no, in che teatro l'hai visto? A Roma, oltre al Sistina, diciamo ai teatri, come c'è dire... C'è Brancaccio, che c'è a Roma? Sì, Brancaccio, e poi c'è un teatro che è una tenso struttura, ah, molto grande. Ah, quello dove fanno i concerti? Sì. Pala l'Ottomatica? Pala l'Ottomatica? No. No?
Lì fanno i concerti al Pala Lottomatica. Sì, sì, però Pala Lottomatica è il palazzetto dello sport. Ah, ok, non è una testa. Prima si chiamava Pala Sport. Ah, ok, ok. Ora si chiama Pala Lottomatica. Comunque, in Inghilterra, perché io ho un amico che vive a Londra ormai da 15 anni, 20 anni, lui mi ha detto che suonare in un musical è la tomba del musicista, però economicamente è una pacchia. Perché ci sono poi musical di serie A, di serie B, di serie C, no? Per esempio We Will Rock You è un musical di serie A. Se tu entri a far parte della band di We Will Rock You, tu prendi 300 sterline a rappresentazione, che per 8 alla settimana fa 2400 sterline alla settimana, che in un mese, porco cane, tu che sei forte in matematica, Manuel, quanto fa? Solo 9600. Vabbè che Londra è una città cara, però, sai, 9.600 sterline al mese, secondo me, non vivi male. E tieni conto che tu vai lì, timbri il cartellino alle 7, alle 9.30 sei fuori. Perché i musical lì iniziano alle 7, non alle 9.30, alle 10 come da noi. Lì alle 7, alle 9 è finito. Non è che monti e smonti. Tu arrivi, capito, entri, è la tua solita roba, entri, suoni quell'ora e mezza che dura il musical, metti giù le bacchette, a domani e te ne vai. Domenica c'è la doppia, pomeridiana e serale. Lui mi ha detto, cacchio, è un bel prendere, però dopo 6 mesi cominci a entrare nel tunnel della routine, poi tu stai chiuso in una gabbia, eh. Per te come la crociera sostanzialmente? Come? Come la crociera. Chi lavora in crociera ha più o meno la stessa sensazione. Allora, però io Kers l'ho visto a Londra, e la band era al piano di sotto. Non sotto al palco, al piano di sotto, cioè tipo nell'edificio il palco era al quarto piano, la band era al terzo, cioè non era nemmeno sullo stesso piano del palco, e il batterista è in una stanzetta da solo con un monitor, sì, lui vede il direttore d'orchestra, fine, cioè il direttore d'orchestra spunta fuori a metà sotto al palco. Invece quella dei Queen, l'orchestra è sopra alla scenografia, sì, è una cosa parte, sì, sì, molto bella. Ma sono pochissimi quei musical lì, anche Grease era così, c'aveva la band sul palco, quando l'ho visto io. Però questi qua invece sono così. Quindi tu entri in questa sorta di cella, il direttore d'orchestra è sul palco, però è insaccato, metti che questo è il palco, lui sta... esce fuori metà perché deve vedere la scena. Io ho suonato in contesti così, sì. Sì. Perché dirige sia sopra a volte che anche sotto. Sì, per cui lui è inquadrato e l'orchestra sotto vede l'inquadratura del direttore che dà gli attacchi, ma non vede il musical. Si è capito? Cioè, dopo un po', secondo me, comincia a soffrire di claustrofobia. Non so, però, cacchio, per quelle cifre lì, magari tu lo fai per un annetto. Allora, c'è gente che fa così. Lo fanno per un annetto. Poi si mettono, perché entrare nella rosa dei musicisti che fanno i musical è difficilissimo, perché con quelle paghe lì sai che fila che c'è, cazzarola. Però uno dei posti più ambiti non è titolare, è il sostituto, perché il sostituto, attenzione, guadagna di più del titolare. Eh sì, perché il sostituto può servire se quello si ammala, se c'è, quando quello va in ferie, perché tu non è che un anno 8 volte a settimana stai sempre lì, poi c'hai le ferie, sei come un dipendente, no? Quindi tu magari da sostituto fai nell'arco di un anno 20 concerti, 20 musical, scusa, 20 rappresentazioni, ma tu prendi 350-400 sterline, perché ne fai solo 10 o 20, mentre quello che ne fa durante l'anno 300 è che cavolo, è chiaro che prende di meno. Però il sostituto cosa fai? Tu fai il sostituto e pigli tutti quei soldi lì. Nel frattempo fai tutt'altro, ma solo con quello che pigli da sostituto, cioè... Quindi il posto più ambito è fare quella scalata lì. Entri, titolare, esci e entri come si dice, nel catalogo dei sostituti. Quindi vai solo a fare sostituzioni e prendi di più. Non è come da noi che se sostituisci qualcuno prendi o quello che prende quello lì, o ho sentito dei casi allucinanti di gente che... Come se io mandassi Manuel a sostituirmi con una band, ma
E la paga è 200 euro, ma Manuel piglia 150 e io 50. Il pizzo. Il pizzo, bravo. Il pizzo. Il pizzo, ma stiamo scherzando? Guarda che questa qua è orribile. Me l'ha raccontato un mio ex allievo che mi ha detto che ha fatto una sostituzione per uno. E ha detto, io prendevo quella cifra lì perché lui si teneva... Scusa, ma se io vengo a sostituire te perché tu non ci sei, perché magari sei a suonare da un'altra parte, ma tu guadagni anche... Cioè, non è che sei a casa malato. Cioè, tu magari mi hai mandato a sostituirti perché tu sei a fare, a suonare da un'altra parte dove pigli di più, perché sennò non ci andresti, giusto? Tu vai a prendere più e in più prendi la cresta anche su di me. Ma guarda che è veramente brutta sta roba qua. Per me, anzi, e ne parleremo in seguito sulla cosa delle sostituzioni, cioè imparare a leggere la musica bene fa sì che tu possa fare il sostituto facilmente, giusto? Che succede? Sta atterrando un elicottero a casa di qualcuno. Cioè, se io so leggere bene, vuol dire che io posso sostituirti anche senza prove, buona la prima, sul palco, ok? E io devo prendere meno di te? No, amico, io prendo più di te, perché se non vado io, tu perdi il posto, la faccia, la band perde il locale, succede un macello, per cui ti conviene pagarmi di più, amico. Perché sono io che ti aiuto e non viceversa. Ok, se noi ci poniamo su quest'ottica qua, allora non hai vergogna a chiedere... Non dovresti questa nemmeno... Questa teoria, in pratica lui potrebbe chiamare un altro sostituto. Che lo chiami. Io la penso proprio così. Chiama un altro, vediamo come va. Se quello va meglio di me, allora devo mettermi io sotto per salire la scala dei valori, delle quotazioni, ok? Ma se lui prende un altro che gli chiede di meno, poi va lì e sbaglia tutto, pensa, porca miseria, se avevo dato quella cifra a Ruggero, io adesso non c'avevo la band che mi crista dietro ogni volta che mi vede, perché gli ho mandato un somaro. Certo, se gli hai mandato uno che invece ha fatto tutto perfetto e ha preso anche di meno, sono io che ho perso l'occasione. Però è il gioco, il rischio è quello, rischio d'impresa si chiama, no? Cioè, se tu dici io valgo così, io non voglio sapere quello che prendi tu per fare questa serata. Io ti dico quello che prendo io per fare la prestazione da sostituto. E se tu mi dai le parti c'è un prezzo, se tu non mi dai le parti c'è un altro prezzo, perché mi devo tirare giù tutto, cavolo. E quindi io a casa mi devo fare un culo così per andare sul palco e suonare buona la prima, senza prove, senza niente. Devo fare anche le prove e mi paghi anche di più. Cioè, voglio dire, se noi vedessimo questa cosa come un lavoro e non come faccio un favore a un amico, allora a un amico un favore glielo puoi fare una volta, perché è un amico. Ma se la cosa poi si ripete, c'è il rischio che tu ti sia fregato, perché quella il prezzo rimane quello della prima volta, ovviamente. È chiaro, non riesci più a sbloccarla quella faccenda lì. Ma se ti chiama uno sconosciuto, è un rapporto di lavoro, non c'è amicizia, sì, non c'è tutto il contorno dietro. È come, cacchio, è come se tu lavori in un'azienda e sei il tecnico dei computer, sei malato, devono chiamare un sostituto. Che fa? Il sostituto ti chiama, ma quanto prende il vostro? Allora sì, io prendo quella cifra lì, e invece quello che sta a casa dice no, dategli di meno perché ci faccio la cresta sopra io. No, quello arriva, ti risolve il problema e lo paghi la tariffa che dice lui, non quella che dici tu. Io credo che uno dei problemi che ha fatto iniziare la valanga della disperazione del musicista sia stata proprio questo nostro, mi ci metto anch'io perché io questo errore l'ho fatto per almeno 30 anni. No, 20 anni, scusate, 20 anni. Cioè i primi 20 anni della mia carriera, da quel punto di vista lì, ho sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Cioè proprio l'amplen totale. Sì, assolutamente. Cioè proprio cintura nera di minchioneria. Proprio chiamiamo quel minchione di Ruggero che viene gratis e fa tutto buono alla prima, capito? Poi io qua dentro... Allora di gioventù? Eh sì, perché non lo sai. Non lo sai, non è che a scuola te le spiegano queste cose. A scuola ti spiegano come suonare, non ti spiegano come si fa il mestiere, ok? Non so le scuole che avete fatto voi. Le scuole che ho fatto io non se ne è mai parlato. Vabbè, anche ma questo errore l'hai fatto perché eri giovane. Nel meccanismo, diciamo, di crescita, dici, degli eventi, adesso ci sono altri giovani che faranno gli stessi errori. E lo so, ma se le scuole... Guarda che se nella tua scuola, Luigi, per chi fa la professione, non per tutti, chiaro che uno che lo fa per diletto, ma che gliene frega?
di questa roba qua. Uno che lo fa per diletto non gliene frega nemmeno di saper leggere, perché a me che me ne frega, io mica devo andare a sostituire qualcuno, io suono per me, che me ne importa. Ma se io ho l'ottica di voglio entrare nel mondo del professionismo, e come si entra nel mondo del professionismo? La prima porta che puoi trovare aperta è quella di sostituire qualcun altro. Io sono entrato così, cioè qualcuno mi conosceva e mi ha sentito suonare e mi ha detto chiamo te per sostituirmi la prossima volta, oppure il bassista, il batterista non andava e gli ha fatto il nome mio, cioè capito? Però arriva così, per passaparola vai a sostituire qualcuno, perché è difficile che tu parti da zero. Sono le situazioni che preferisco, entrare nelle band in corsa, perché devi essere efficiente, leggere, diciamo, farti due appunti. Invece ripartire da zero è un lavoro che molto spesso mi ha portato a perdere tempo, non dovuto a questo risultato. Bravo, esatto. E siccome il tempo ha un costo, ora se noi usciamo dall'ottica di farsi pagare all'ora, ma stiamo nell'ottica di mi faccio pagare a prestazione, allora cambio. Cioè la mia prestazione è devo sostituire Luigi con la band, parliamo di cover, ma parliamo di cose semplici, perché se sono cose difficili poi diventa un disastro. La band, tu, Luigi mi dà gli MP3 della serata, dell'ultima serata che ha fatto, quindi live, una registrazione live, e le partiture. È chiaro che io, se Luigi scrive bene le partiture, cioè scrive delle chart che io le guardo e le suono, ok, quindi scritte come Dio comanda, non dei geroglifici che si è inventato lui, perché a me sono arrivate queste partiture, geroglifici inventate dal tizio che me la date, quindi le sa leggere solo lui. Cioè, esiste una scrittura universale, questa è una scrittura universale, ok? Non l'ho inventata io. Come si scrivono le chart? Anche quello è una codifica universale. Per cui se tu mi passi le chart, gli MP3, io in un pomeriggio mi preparo. Cioè, guardo solo le chart, ci suono sopra, come si dice, ci palestro un po'. Ma sulla codifica universale si potrebbero dire tante cose, perché tu lo sai bene che le chart si possono scrivere in vari modi, a seconda del livello di sintesi. Ci sono le cheat, poi ci sono gli appunti, poi quelli che gli inglesi, se ho capito, non ho capito male, si chiamano cheat sheet, cioè scrivere la struttura del brano, intro, 4. Quelle non sono chart. Sì, quelli in senso sono, generico, diciamo. Quelli sono, allora, i lead sheet sono quelli da Real Book e va bene, Book, se sì. Mi dai quelle per me va bene, però va bene solo nel jazz, nel jazz, pop sì. Non puoi darmi un lead sheet, anche se... Per esempio, gli Musician Institute ti davano il lead sheet di Kiss, di Prince. A me hanno dato. Vi ricordate le partiture, quelle dove c'è la linea melodica e i quadratini degli accordi di chitarra sopra, con le sigle? Quella era la parte di batteria. Tu la guardi e dici: aspetta un attimo, poi il pezzo lo conosci, va a fan bagno, lo suoni. Okay? Però se tu mi dai un repertorio che io ne conosco la metà, l'altra metà no, se tu mi dai le chart scritte come Dio comanda, cioè. L'intro mi scrivi il groove, poi se è per 7 volte mi scrivi ok, play 7, se c'è uno stop mi fai la ritmica dello stop, se c'è il fill mi scrivi fill, non mi importa, non mi devi scrivere il fill, però la roadmap deve essere corretta, non deve essere intro 4, poi a parole, poi stop, dove? Cioè imbattere, levare sull'1, sul 2, sul 3, cioè dove c'è la battuta con lo stop, per favore mi scrivi con la notazione ritmica dov'è l'obbligato, lo stop. Se ci sono le section, se ci sono le ensemble, cioè se tu la scrivi bene, guarda che se una chart che può essere due pagine, una pagina, scritta bene, la suoni a prima vista. La suoni a prima vista. Io parlo di pop, non parlo di pezzi Frank Zappa o roba complicata. Parlo di un repertorio pop. Se la chart è scritta bene, tu non te la dà al momento, la fai. Perché se ti sei preparato prima, a leggere le chart come scritte come Dio comanda. Certo, se mi dai un foglio a quadretti con scritto intro, cassa in quarti, ok, ma il Charlie niente, che faccio qualcosa, cioè se il pezzo non l'ho mai sentito ci sono troppi dubbi, ok. Comunque io uso i fogli a quadretti, però uso un sistema misto in cui scrivo la roadmap sulla sinistra, intro, e poi sulla destra tutta la partitura con le battute, con le indicazioni essenziali, quindi in realtà sto un po' a metà del guado. Cioè tu il fai delle rimandi? Due, dove usano i vari l'elemelotto, il sistema quello classico di scrivere la partitura tutta di seguito, giusto, in maniera lineare.
La trascrizione, dici? No, no, no. Quello che, la chart in senso stretto. Ah. La cosa che, in cui io non mi trovo in questo sistema, e qua parlo di Enk, che ha ripreso questo metodo da Lele Melotti, le cui partiture sono state divulgate già negli anni 90, quindi bene o male è diventato un po' il modello generale. Ah. E che questa modalità lineare di scrittura, senza rispettare, è un po' come Wilcoxon, se ci rifletti, no? Che mette tre battute, poi cinque, poi sette, cioè sette nomi. Comunque le mette dispari. Okay. A livello di schema, a me personalmente mi crea problemi. Quindi sì, mi sono creato uno schema geometrico in modo tale che quando scrivo intro 4, strofa 8, lì ci sono otto battute in quel rigo, otto di ritornello, e me le ritrovo sempre in maniera matematica. Non le devo inseguire, se no sono costretto a seguire la battuta, le battute... Sì. In senso reale, mentre suono. Allora, mi in modo per... Beh, anch'io sì, avevo fatto delle lezioni con Melotti un bel po' di anni fa, e portava proprio come esempio le partiture che usava lui con Baglioni o con chi era in tournée in quel momento lì, e cercava di conservare ancora, fra l'altro. Sì, e come dice Luigi, se no poi scriveva, non so, dal segno a segue, cioè certo, per diventare paginoni, quindi l'idea è sempre quella di stare massimo su due pagine, ma spesso anche ma, sì, non puoi girare pagina mentre suoni, un casino mentre suoni girare pagina, si rischia l'errore. Però, però il groove è scritto bene, per io per esempio faccio cioè, così, sedicesimi, ottavi, cassa, cioè non è esatto, buttata lì. Per ovviare al problema delle quante battute ogni riga, io cerco di tenere nelle righe le sezioni del brano, cioè la A, una riga, se è due volte A, tutte e due nella stessa riga. Ecco. Aspetta che stacco un attimo. Sono le 10, sì. Se c'è una B, ok, una riga, in modo che quando io mi giro e metto gli occhi, cioè vedo i blocchi. Okay? Esatto, A, questo B, è quello C, che voglio dire. Quello così, se invece è scritta come dici te, 3, 5... Perché allora lo scopo è questo: quando si suona live non si può stare con gli occhi sulla parte tutto il tempo, perché non stai suonando. Esatto, non suono. Non suoni, sei troppo preoccupato a leggere. Se uno muore sul palco, tu manco te ne accorgi. Cioè, se il bassista cade giù dal palco, tu magari senti perché è caduto giù dal palco, ma non te ne accorgi. Invece suonare quando sei live devi tenere occhi e orecchie aperte intorno a te, soprattutto se è la prima. Tipo, tu sostituisci uno, per te è la prima con quella band, non li conosci, non c'è affiatamento, non puoi passare il tempo a leggere. Per cui lì valgono molto le orecchie, e la chart deve essere scritta in modo tale che io la sbircio e poi devo suonare e guardarmi intorno. Nel frattempo conto. Che ne so, là c'è scritto il groove, una battuta, cassa, rullante, Charlie, ok? Poi se per 15 battute, 16 con quella è uguale, ma che leggo a fare? Esatto. Vedo play 15, tipo Wacol faceva così, play 15, sai, faceva tipo il segno della multi rest, quella cosa così dentro. Esatto, con la barra orizzontale con le due... Esatto, e sopra è play 15, quindi qua c'ho scritto la battuta, pum, pa, pum, pum, che so, cicicicipati, pum, pum, cicicipati, play 15. Boh, cosa leggo? Conto e intanto mi guardo intorno. Poi se è 15, cioè 16, 15 più una 16, l'orecchio di chi suona da un po' li sente i giri. Cioè, non devi nemmeno contare armonicamente. Se non c'è quello, esatto, non si può suonare. Parliamoci chiaro. Armonicamente, cioè, chi non contare implicitamente i 4 non posso. Esatto. Poi magari ti accorgi che porca miseria, di quelle 16 è un giro da 9 e uno da 7. Allora, se un giro da 9 1 da 7 non si scrive 15, si scrive la battuta 8, chiudo 7, cioè le doppie stanghette servono a distinguere i giri armonici, cioè io devo avere dei ganci uditivi, chiamiamoli così. Quindi se io vedo scritto la battuta di groove e poi 8 e poi 7, allora capisco che la struttura è un po' sghembba. 9 più 7, per cui quando sento il cambio so che sto nella fase da 7 e devo ricordarmi che ce n'è una in meno, ok? Però non sto lì piantato con gli occhi che mi lacrimano dopo mezz'ora, capito? Da quanto sto leggendo, anche perché io però per esempio preferisco, piuttosto che scrivere i numeri, scrivere le battute in maniera, diciamo, sommaria, con il quadratino e lo slash,
e seguire questi slash, perché invece la lettura del numero mi destabilizza un po'. Tipo, se io faccio 16 battute, la battuta scritta più 15, poi mi concentro troppo sul conteggio, invece così scorre in maniera più lineare. E ci metti i numerini sopra però. Faccio che ogni 4 battute metto una stanghetta più lunga, in modo tale che vado a blocchi, e io me li conto sempre a gruppi di 4. Quando c'è una struttura strana, come dici tu, di 7, c'è cioè un gruppo che mi avanza di 3, allora quei 3 me li conto separatamente. Comunque, se noi batteristi usassimo tutti la stessa scrittura, cioè io non ho problemi a mandare te a sostituirmi, perché io so che tu sai leggere la scrittura delle chart, quella codificata universalmente, ma se ognuno si fa il suo sistema, noi non, siccome il batterista è l'elemento più sostituibile della band, perché non fa accordi, non fa melodie, non fa gli assoli, cioè sostituire un chitarrista è un casino, perché le so tutte, peccato che noi le facciamo tutte in un'altra tonalità, quindi quello è rovinato, poverino, perché deve trasportare tutto al volo, canzoni che magari ha suonato in quella tonalità per una vita, mentre a noi della tonalità... Diciamo anche che i sistemi di scrittura dei chitarristi sono sempre molto aleatori, va? Diciamo perde, non i chitarristi che leggono... Vediamo un discorso, i chitarristi sono veramente non risulta dell'ignoranza. Bravo. A livello della scrittura, scrivono... Salutiamo tutti i chitarristi! Di un certo livello, poi chiaramente quelli bravi ci sono. Certo, lo so. Però noi invece siamo quelli che si possono sostituire più facilmente, perché non abbiamo quel tipo di responsabilità, abbiamo un altro tipo di responsabilità, che se stai sempre impegnato a leggere magari non ti accorgi che il tuo groove se ne sta andando, oppure te ne stai andando, ok? Per cui la quantità di potenza di calcolo che tu devi avere a disposizione deve essere per le orecchie e gli occhi per guardarti intorno, non per leggere. Se è scritta malissimo la partitura, oppure se è scritta modello trascrizione, cioè 6 pagine per una canzone di 3 minuti, cioè finisci al quarto pezzo, non ne puoi più. Cioè non Ma tu lo sapevi che, per esempio, le partiture di Sanremo, ce l'ha fatta vedere Maurizio della Zetti, sono scritte proprio col sistema della trascrizione, che è abbastanza incredibile pensandoci, però è proprio così. C'è scritto tutto quello che il batterista deve suonare. Ma lui poi le riscrive? Ah? Le riscrive lui? Lui ci mette degli appunti, me l'ha fatta vedere, infatti le ho scannerizzate con i suoi appunti, ma cose banali, tipo qui devo andare su ride, alcune annotazioni a penna di barre un po' più, ma sostanzialmente lui mantiene la struttura. Ma perché i brani di Sanremo... È facile suonare così, eh? Ma i brani di Sanremo stanno in 2 pagine? Sì, a volte anche 3, certo, infatti se tu guardi bene... Perché le fanno l'inquadratura. Sì. Se tu guardi il leggio del batterista, è di quelli quasi da Big Band, ha un bel tappetino di cose e legge tutto. E la cosa drammatica è che al solito non viene rispettato il criterio delle 4, delle 8 battute, quindi tu devi andare su strutture asimmetriche di 5 battute per rigo, poi 3, poi 7. Il lavoro di evidenziatori a palla, pennarelli, matite. Esatto, un po' di appunto. Ma visto che lui non aggiungeva moltissimo, si vede che si è abituato a questo sistema. Ma sai perché gli danno quella roba lì? Te lo dico io perché gli danno quella roba tutta scritta. Non c'è un pazzo che scrive tutto. Perché quando loro fanno la pre-produzione con la batteria scritta al computer MIDI, sì, poi fanno print. E quello, se il pezzo è 100 battute, quello fa print 100 battute. E non stanno nemmeno a guardare. Se su ogni riga fai ordina per 4 print, vai. Io ho fatto un'audizione per Buona Domenica nel lontano 95, c'era Christian Meyer e Beppe Vessicchio. A un certo punto Christian mi dice dai suona te, e feci un medley di Albano, me lo ricordo come trauma, uno dei miei traumi, perché era 7 pagine, un medley di Albano e Romina, scusa, 6-7 pagine dove c'era scritto ogni... I fill erano il Charlie che continuava a fare i sedicesimi e sotto era però il Charlie sopra c'era, capito? Che tu dici no, aspetta un momento, quante mani devo avere? Perché esatto, a quell'epoca facevano tutto via MIDI e poi facevano print, per cui veniva la stampatona, capito? E poi la mettevi lì e ogni riga era random, una volta c'erano 7 battute, una volta 9, una volta... Perché poi non c'erano nemmeno non fa il segno di ripetizione lo slash con i 2 puntini.
quando fa print, se per, 8, se per 16 volte c'è la stessa battuta, lui stampa 16 volte la stessa battuta e tu vai insieme, capito? Perché magari su una riga ce ne stanno 7, poi sotto ce n'è 2, 3, poi cambia, poi 5, poi vai. Cioè, da leggere sono un disastro. Io guardavo quello che faceva lui, lui matitina cominciava a fare, i fill faceva così, fill, ok? Cioè, proprio li barrava e sopra ci scriveva fill. Poi faceva, contava 1, 2, 3, 4, drum, 1, 2, 3, 4, drum, 1, 2, 3, 4, le separava, perché sennò non le leggi, se sbagli no, certo, sono... ti perdi un attimo. È capitato nella Big Band questo problema, che uno ha stampato, sai, quei metodi così, dice questa è la parte di batteria, e c'era sempre lo stesso gruppo ripetuto per 15, 32, 55 volte, ma deve leggere una cosa del genere. E loro pensano che i batteristi siano dei trombettisti, che hanno sempre parti diverse, esatto. E quindi ecco. poi ti dicono, madonna, ma suoni come... sei un po' di legno quando suoni, e porca miseria, cioè, se non sai cosa ti aspetti, c'è scritto din, gin, di, din, la prima volta che la leggi magari c'è scritto per 60 battute din, gin, di, din, e tu per 60 battute fai din, gin, di, din, e quello ti guarda e dice... vabbè, ma minchia, oh, cioè un po' di... ma questo c'è scritto. Perché nel jazz, nel din, jingi, din è solo... sì, dai però, no? Cioè, mettici del tuo. È automatico, cioè, è scontato. Invece nella partitura non c'è scritto, e tu che fai? Leggi la partitura. Uno uscito al conservatorio legge la partitura scritta così e per tutto il pezzo non fa nulla. Non fa solo il piatto. Non fa solo il piatto e il Charlie, esatto. E poi file... tutto sul rullante. Per cui questa è una delle cose che marchiano i diplomati del conservatorio, vabbè, che fanno solo ed esclusivamente quello che è scritto. Né una nota di più né una di meno. Però c'è un motivo, perché nella musica classica è così, mica puoi improvvisare. E cavolo, ti metti ai timpani a improvvisare, cioè, ma ci ho messo sto fil qua perché quello che ha scritto gli Stravinsky non mi piaceva, l'ho cambiato. Dice, ma no, non si può. Per cui è chiaro che tu, quando una volta il conservatorio era 8 anni percussione, 10 anni, cioè se tu per 8 anni sei abituato a fare quello perché il tuo ruolo sarà quello, è chiaro che quando ti trovi una chart, che per un diplomato al conservatorio è fantascienza, è questa roba, non c'è scritto niente, che faccio? Perché chi è abituato a leggere il chart ha fatto un tipo di preparazione alla lettura diverso. Perché quando non c'è scritto niente che devi andare. Ma infatti la chart del Big Band, la prima volta che la vedi, è veramente un dramma, perché non c'è scritto nulla. Ci sono tutte quelle indicazioni, io le adoro. Lo stile, gli obbligati, devi seguire gli slash. Le adoro. La prima volta non è facile, attenzione. Siccome io sono stato formato così, io adoro le chart da Big Band, perché mi fanno suonare, mi lasciano libero di suonare. E poi quando c'è da prendere l'obbligato lo prendi, perché nella preparazione che ho fatto io, non l'ho fatta in Italia era sconosciuta sta roba. No. Si chiamava ensemble technique questa materia, cioè la costruzione dei fill, l'interpretazione delle section, quelle scritte sopra piuttosto che le ensemble scritte sotto, a 6 mesi durava quel corso, tu per 6 mesi facevi solo quello, e in 3/4, in 4/4, e swing, e bossa, e rock, e pop. E facevi in tutte, quindi in pratica era binario, ternario, shuffle, queste erano le cose. Section è quando magari non si interrompe il tempo, no? Se non sbagli. Invece quando c'è gli ensemble fai lo stacco vero e proprio. Esattamente, la notazione viene messa sopra il pentagramma con le section. Con le section, esatto. Quando... è messa perché sopra poi molti dovrebbero pensare che quello sia l'accento di rullante, invece sono gli obbligati. Infatti. Esatto, e tu c'è scritto fill prima, o magari non te lo scrivono nemmeno, perché se te l'ho scritta in mezzo... dove c'è il rullante, lo sai tu che c'è da fare un fill, non te lo devo nemmeno scrivere. Ma la domanda è: che fill faccio? Dove inizio a fare il fill? Come chiudo il fill? Cioè, tutto questo lavoro tu lo fai in preparazione, per cui quando vedi una nota lì, tu sai già, innanzitutto devi guardare avanti 2 battute, poi a seconda della velocità sono dolori, perché tu devi sapere dove sta quella nota lì, la vedi, la identifichi e dici ok, questa la farò cassa e crash, per esempio. Quindi il fill deve essere lungo quanto in relazione alla nota che accenterò, ma se la faccio di cassa e crash devo chiudere di rullante. Tutto sto ragionamento lo devi fare in 0,3 secondi. Quindi o ce l'hai in automatismo o non lo fai il fill. Non lo fai, perché non riesci a pensare tutto questo in anticipo e farlo senza andare fuori tempo, tra l'altro. Okay? Per cui... io quando vedo le chart anche pop,
Se tu le scrivi come sono scritte quelle da Big Ben, sono una cavolata da leggere. Stanno in una pagina e te le suoni, che è una meraviglia. Perché sei libero di mettere le aperture di Charlie dove vuoi tu, il fill fai quello che vuoi tu. Certo, quello bravo è quello che fa il fill giusto, che mette le aperture di Charleston giuste, che c'ha il tiro giusto, capito? Cioè,